Scusate per la faccia e i capelli soprattutto un po' sconvolti, ma sono appena tornata da un giro di shopping che ho fatto con la mia cucciola Carol B. Caterina, a cui mando un sacco di baci, già mi manca. Ci siamo viste perché lei doveva venire a Milano in occasione di un concerto e abbiamo deciso di trovarci praticamente nel centro commerciale nuovo che c'è qua ad Arese, cioè qua insomma io ci metto un'oretta per arrivarci neanche, dove appunto c'è Primark. Lei voleva tantissimo tornare da Primark, io insomma non mi lascio scappare l'occasione per andare in qualche centro commerciale, poi soprattutto ero curiosissima di vederlo appunto questo, perché ci sono veramente un sacco di negozi particolari, che appunto Primark ovviamente, che è il primo in Italia, primo ad aprire in Italia, poi c'è H&M Home che mi piace tantissimo, c'è Zara Home, anche se non mi fa impazzire perché cioè, è bellissimo ma è super caro. Poi c'è Tiger che io non avevo mai visto, poi ci sono anche tanti, ci sono un sacco di altri posti particolari, tipo poi c'è NYX, c'è la MAC, vabbè, e altre cose particolari non mi vengono in mente, però sicuramente questi negozi sono abbastanza unici, insomma. Ovviamente ci sono passata anche perché H&M lì appunto c'è H&M Home che è bellissimo, ma c'è anche un H&M veramente gigantissimo, cioè c'è dentro di tutto, veramente tutto quello che potete immaginarvi che ci sia da H&M, che trovate sul sito, qui lì c'è. Da H&M Home non ho preso niente, ma veramente perché avrei voluto prendere tutto, e niente, mi sono diciamo trattenuta un po' per Primark. Allora ho preso da H&M questa giacchina smanicata di cui non me ne faccio praticamente niente perché è inutile, non ci fai niente perché non c'ha le maniche, però è veramente bellissima, fatta così, adesso è nera, spero che la vediate, che sembra un po' un parka ma in realtà è un parka senza maniche, che si allaccia, che qua davanti praticamente resta un pochino molle. Buonanotte. Qua davanti insomma resta un pochino mollino se non lo chiudete, dietro invece è fatto così con il cappuccio, eccolo qui, e praticamente l'ho pagato 29,90, quindi 30 euro insomma, mi piace un sacco davvero, poi sono una patita dei gilet, lo cercavo un po', gilet fatto così. E un'altra cosa che cercavo, che appunto sono riuscita a trovarle da H&M, è una minigonna nera però... di quella vita alta, che fosse un po' affasciante insomma, che non mi facesse il difetto sulla pancia perché tante lo fanno, e ho trovato questa per 19,90, questa fatta così, vedete che è di questo tessuto abbastanza spesso, quindi comunque anche abbastanza pesantino, cioè pesantino, oddio, non è calda, cioè non è per l'inverno, però comunque è abbastanza pesantina come tessuto, però proprio perché è pesante vi fascia molto molto bene, fa un pochino a vita alta, quindi si può mettere con i crop top, insomma con queste cose qui, io ce la vedo tantissimo con una camicia senza maniche infilata dentro, o magari solo annodata, insomma. E la cosa che mi piace tantissimo di questa è che vi fascia bene, non vi fa venire fuori la pancetta, insomma a me non la fa venire fuori, perché comunque io, cioè come tutti gli umani insomma che non siamo foto, chi non è fotomodello, ha un po' di pancetta, e con questa comunque appunto siccome vi fascia così bene non si vede. Niente, da H&M ho preso solo queste cose, quindi passerei direttamente alla bustona enorme di Primark, che veramente Primark è un luogo di perdizione. Cioè, vi dico, io personalmente non sono proprio una fan sfegatatissima di Primark. Mi piace molto, perché anche perché ha la sezione casa che è molto alta, delle cose molto carine, ma se devo paragonarlo a un altro negozio straniero che vorrei tanto che ci sia in Italia, preferisco 100.000 volte di più Forever 21. Cioè, se aprissero un Forever 21 qui in Italia, io sarei la persona più felice del mondo, soprattutto se dovessero aprirlo a Milano, perché comunque Milano è vicino a casa mia, perché io veramente lo adoro. Ha un altro negozio che ho visto che dovrebbe aprire a breve, insomma, al centro commerciale ad Arese, di cui sono veramente contentissima, è Bath & Body Works, cioè veramente è un sogno che si avvera, perché è un negozio fantastico che ha un sacco di cose, per chi non lo conoscesse insomma, quelle famose candele che si vedono nei video delle americane, quelle grosse con i tre stoppini, poi comunque ha un sacco di cose tipo creme per il corpo, profumi, insomma, ma le cose più famose di Bath & Body Works sono le candele, avete visto
già un paio di volte qualche video in cui nominavo queste candele, in cui ve le facevo vedere, per esempio quando sono andata in viaggio di nozze, le ho portate a casa, oppure quando ho fatto l'ordine su eBay di candele americane. Allora vi anticipo questa cosa. Adesso la Caterina, se guarda questo video, si starà spiaccicando per terra dal ridere, perché ho preso un sacco di mutande. Lì veramente, cioè, ci sono distese e distese di mutande, reggiseni, proprio a perdita d'occhio. Io ve li faccio vedere, non mi vergogno assolutamente, ma vi consiglio comunque, se volete farvi un po' di scorta di intimo, di andare a farci un giro, perché costano pochissimo, come tutte le cose comunque, e sono comunque abbastanza carine, ce ne sono tantissime varietà. Ma subito vi faccio vedere le cose per la casa, così ve le tolgo di mezzo. Ho preso un altro cuscino. Mio marito non lo sa ancora, adesso poi gli troverò un posto dove lui non lo vede, perché sono in base da cuscini, insomma. Però questo qui non potevo lasciarlo lì, è troppo carino, guardate. E questo qui l'ho pagato, adesso ve lo dico, 4 euro. E c'era così, peluscioso grigio, poi c'era peluscioso bianco e peluscioso rosa. Un'altra cosa che ho preso nella sezione casa è questo copriletto barra plaid, insomma, mettetelo come volete, che io spero di riuscire a mettere, appunto, a usare come copriletto, però penso di sì, perché comunque le misure dovrebbero essere, come vedete anche voi, quelle di un letto matrimoniale. E questo qui l'ho pagato 16 euro, non so se lo vedete perché è piccolino il prezzo, comunque 16 euro, 100% cotone, così bianco un po' slavatino con queste frangettine qua, mi piaceva tantissimo. Ho preso questa cintura di questo color cuoio, insomma, perché mi serviva, perché non ho una cintura di questo colore e mi serviva, e questa qui l'ho pagata la bellezza di 3 euro. Ho preso un po' di cose abbastanza basiche, insomma, ho preso questa canotta di questo color bordeaux, che io utilizzerò più che altro come canotta intima, magari come pigiama, così, per la modica cifra di 3 euro. Ho preso poi queste carinissime ciabattine che utilizzerò per andare al mare, beh, in piscina, insomma, così, con questo pappagallino, perché volevo dare il cambio un po' alle mie ciabatte che sto utilizzando per andare in piscina, e queste qui le ho pagate la bellezza di 2 euro. Mi sono dovuta un pochino accontentare, vi dico, anche se comunque non mi dispiacciono, sono carine, però erano rimaste veramente soltanto delle taglie giganti. Vi dico, noi siamo andate il 2 di maggio, cioè il giorno dopo il 1 di maggio, e presumo che se il centro commerciale è rimasto aperto il 1° di maggio, probabilmente il giorno prima c'è stato il boom di gente e avranno fatto fuori tutte le scorte di tutto. Questa è stata la mia deduzione, insomma, perché ma tantissime taglie abbastanza comuni erano mancanti, insomma. Ho trovato soltanto di questo esemplare qui, di quelle più piccole, ma comunque sono carine. Ho preso poi, sempre per quanto riguarda cose basiche, ho preso questi bei pantaloncini a blu neon, praticamente, che come vedete anche voi da soli costano 3 euro. Allora, ho preso poi questa maglia fatta così. Ce n'erano tantissime di maglie, di canotte così, veramente c'era una distesa di canotte di tutti i generi, di tutti i tipi. Ecco, una cosa che vi voglio dire, se siete interessate appunto ad andare, se avete in procinto di andare in questo centro commerciale a breve, e se volete andare da Primark, e se avete intenzione di fare un po' di scorta di roba come ho fatto io, vi do un consiglio, perché io e la Caterina siamo arrivate ai camerini con la borsa, quella che vi danno per portarvi in giro la roba, che era piena, strapiena di cose da provare. Siamo arrivate lì e siamo rimaste come due oche, perché comunque la commessa che c'era lì ai camerini ci ha detto che ci potevano portare dentro solamente 8 capi alla volta. E vi dirò di più, io avevo portato anche dei completini intimi, proprio completino reggiseno e mutandine, volevo provare almeno il reggiseno. Ma mi hanno detto che dovevo dividerli addirittura, perché potevo provare solo il reggiseno e non potevo portarmi dentro la mutandina. Quindi, informazione di servizio: se andate ai camerini di Primark, specialmente magari in quelle giornate in cui c'è un po' di gente, preparatevi già gli 8 capi da provare, perché sennò è un delirio. Io, per esempio, di questa sono un po' arrabbiata perché non ho potuto provarla, e io odio comprare le cose senza provarle, però mi piaceva così tanto, non potevo fare di nuovo la fila per provare solo questa maglia. E quindi niente, l'ho presa lo stesso. Adesso la proverò, spero che mi vada bene, veramente io odio prendere le cose senza provarle. Comunque, questa canotta grigia fatta così, con questo disegnino carinissimo sul davanti, ma la particolarità praticamente è che è così lunga davanti, corta davanti e lunga dietro, mi fa un po' di coda, insomma. E questa qui l'ho pagata 8 euro. Ho preso questi collan qui leggeri. Ho dovuto accontentarmi anche in questo caso, ho preso la LXL, spero che, insomma, non siano così enormi, le ho pagate 3 euro, e sono queste qui, appunto, fatte così con i pois.
le volevo anche da un sacco di tempo fatte così, però purtroppo era rimasta solo la LXL. Nelle parte degli accessori, insomma, ho preso poi questi guantini qua, semplicissimi, bianchi di cotone, insomma, che cercavo da una vita. Sono quelli praticamente per fare la manicure, insomma, per mettervi magari la crema, mettervi qualche scrub sulle mani, ok, vi mettete i vostri guantini così non andate in giro a sporcare tutta la casa. Appunto, come vi dicevo, li ho cercati da una vita, non sapevo mai dove comprarli, li ho visti lì, li ho voluti prendere. L'unica cosa, ah sì, ho trovato il prezzo, costa 1,50. Vi faccio vedere così molto velocemente tutte le varie mutande e reggiseni che ho portato a casa, quindi se a qualcuno non interessa di vedere questa parte potete andare avanti, anche se in realtà poi comunque il mio video o il per oggi è finito. Allora, ho preso, innanzitutto vi faccio vedere questo completino che ho preso, di cui tra l'altro mi ha lasciato anche l'omino, ma non me ne faccio niente. Questo completino così, guardate quanto è carino, blu, con queste rifiniture fatte così. E questo l'ho pagato 6 euro, cioè dove li becchi i completini intimi a 6 euro? Passiamo alle mutande. Allora, ho preso queste qui tutte brasiliane, perché comunque io ho un tipo di mutanda che adoro particolarmente. Tutte 2 euro, questa fatta così. Questa nera fatta così, con i fiocchettini sia davanti che dietro. Questa semplice, senza cuciture, grigia, fatta così. Questa 3, si vede per il tessuto, insomma, 3 euro. Sono le altre tutte e due, insomma. Questa sempre brasiliana fatta così. Guardate come sono carine. E questa è una delle mie preferite, guardate che carina, fatta così. Rosa neon, praticamente, con questi fiori, insomma. Sempre anche lei 2 euro. Niente, vi ho fatto vedere tutto, così almeno posso mettere via tutto, posso lavare tutto e poi mettere tutto. Mi spiace se appunto sono un po' sconvolta, un po' magari dislessica, ma abbiamo passato tutta la giornata lì dentro, insomma, quindi sono un po' a pezzi. Però comunque è stata una bellissima giornata, un bellissimo posto, veramente ci voglio tornare a breve, perché comunque appunto, come vi ho detto, ci sono dei negozi particolari che comunque da me qua vicino non trovo facilmente. Soprattutto ci voglio andare magari appena aprirà Bath & Body Works. Non vedo l'ora. Ci vediamo quindi al prossimo video. Vi mando un sacco di bacioni. Ciao ciao. Nel senso, siamo un pochino in ritardo io e la Lucia questo mese con i 5 top beauty del mese scorso, quindi del mese di aprile. Sì, perché siamo a maggio. È un po' stata colpa mia perché non sono stata tanto bene la settimana scorsa e poi sono partita per un weekend romantico per il